capire la composizione, scarabocchiamo un po' sui quadri degli altri. Allora, nell'insieme funziona alla grande, però poi se vai a guardare c'è un sacco di roba, è tutto un po' staccato, è strano. Però, caspita, che spettacolo! Cioè, è spettacolare, che è esattamente quello che deve essere un quadro di un manierista. L'altra cosa interessante molto è questa roba, questo. Guarda questo rapporto e quest'altro rapporto, il fatto che questa composizione è un... Guarda, lo vedi o no? Che io sto seguendo le forme e le forme mi indicano, vedi, uno, due, tre. Lo vedi o no? Che ci sono dei rapporti lineari molto interessanti. Il dinamismo di questo quadro Eh beh sì, se non c'ha il dinamismo diventa una cosa inguardabile questo quadro. Invece, cioè, lui è veramente molto abile. Guarda sto triangolo. Guarda queste montagne dove portano. Mentre questo cerca di andare, anche queste, guarda, guarda, guarda dove portano. Guarda questo qui. No, no, proprio sono linee implicite. Guarda questa, portano tutte su, che adesso non si vede più che c'è. Portano tutte a questo volto. Poi c'è questo e c'è questa concentrazione qui, quindi c'hai, vedi? Questo e questo. E di nuovo se tu guardi questo. Ok, qui vabbè, qui c'è un piano, però c'è delle forme, delle linee concentriche, delle linee che vanno verso l'interno. C'è un sacco di roba, cioè c'è un sacco di lavoro compositivo piuttosto decisamente serio. Chiederti se tu come insegnante ai tuoi alunni, a questi insegnanti, dovresti, cioè, impostare, secondo me, tra le varie cose che via via stiamo facendo, eccetera, eccetera, dovresti iniziare un argomento importante che riguarda l'aspetto compositivo del quadro. Comprati quei quattro capitoli di Loomis. Io poi ho fatto quattro dispense aggiungendo esercizi. Ma quelli vanno fatti. Poi c'ho in corso sulla composizione di Dao, che è un altro di fine 800, di inizi 900, che in quel periodo hanno fatto degli studi fondamentali su questo. Che chiaramente non c'è niente di questo, perché lui ti fa lavorare su cose del genere. Allora ti dice questo e questo è già un rapporto, però normalmente per renderli automatici si fa questa operazione qui. E la trovi in un sacco di elementi decorativi questa cosa. In un quadro la maggioranza dei moltissimi pittori fanno questa operazione qui. Qui ci mettono un albero, qui ci mettono una cosa così e poi qui ci mettono una chiesetta in distanza. Questo crea dinamismo e lui lo chiama composizione a statera. Sai cos'è la statera? È quella bilancia dei... quella che c'aveva il peso, te lo ricordi? Quella delle bancarelle, no? Che qui ci mettevano la frutta e qui poi facevano scorrere di qua e di là il peso. E questo qui per dirti che questo elemento qui deve... che è piccolo deve controbilanciare questo che è grosso. Oppure ci sono composizioni simili a quella di questo pittore qua che fanno questa operazione qua. Creano un tunnel. E
e li studi però queste cose. L'altra cosa è che devi bilanciare il vuoto e il pieno. Io adesso sto disegnando col mouse, quindi sto facendo scarabocchi, per cui tu devi bilanciare in qualche maniera in ogni composizione e valutare prima le inquadrature in maniera che il pieno che sto riempiendo di nero sia bilanciato dal vuoto. Tutte queste considerazioni vanno fatte in modo separato, cioè non ti puoi mettere che stai facendo, cioè non puoi trovartici, cioè qui tutta questa roba che ti sto facendo vedere c'è, chiaramente non la puoi studiare a questo livello. Questo qui, come dire, è il vestito che ci metti sopra. Ci fermiamo qui, domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.